Quando una religione si aggrappa ai cadaveri dei cosiddetti santi, cosiddetti perché vengono canonizzati, cioè ufficialmente dichiarati santi o beati da una istituzione che si chiama Chiesa o che si chiama non lo so, quello che volete voi, canonizza, cioè dice pubblicamente che questa persona è vissuta da santo secondo certi schemi, certi parametri, certe virtù stabilite dalla stessa Chiesa cattolica o non cattolica. Per cui la religione, la Chiesa, si autoesalta, si autosantifica attraverso questi santi dichiarati tali dalla stessa Chiesa, secondo uno schema, secondo delle virtù stabilite dalla stessa Chiesa. Ma pensate che giro strano, un circolo vizioso. Lasciamo stare questo discorso, che è da approfondire comunque, che è spaventoso. Ah certo, ci sono i segni di Dio, i miracoli, ma chi ci crede ai miracoli? Ma chi li compie i miracoli? Anche Gesù compiva i miracoli, certo. Ma come li compiva? Come venivano poi? Sono stati riletti. Ma pensate a San Giovanni, come li ha riletti, come segni, che rivelano, no? Qualcosa di profondo, altrimenti i miracoli se non c'è la fede. Ma io posso credere, io credo anche senza i miracoli, perché il vero miracolo è dentro di me, che è la realtà divina, questo è il miracolo, la grazia, questa è la cosa meravigliosa, ma tutto il resto è tutto un qualche cosa che serve per gente che è debole. Noi dobbiamo educare, noi preti, noi chiesa, noi qui educatori, educare la gente a camminare da sola, senza le stampelle. Le stampelle sono anche i movimenti ecclesiali, sono delle stampelle per gente che non è capace, che non vuole camminare da sola. E i movimenti ecclesiali, pensate Comunione Liberazione, pensate a Rinnovamento nello Spirito, i Focolarini, Opus Dei e tanti altri, sono la cosa più brutta di questo mondo. Perché? Perché lasciano la gente, no? Così immatura, incapace di camminare da sola. Gli spiriti liberi non hanno bisogno di struttura, di nessuna struttura, di nessun movimento ecclesiale, camminano da soli. La libertà interiore. Dobbiamo educare la gente a questa libertà interiore, altro che dare cose. Dare, pensate, i resti di corpo. I cadaveri, si aggrappa ai cadaveri, un pezzo di testa, un pezzo di naso, un pezzo di occhio, un pezzo di capelli, vanno in giro, no? Bisogna aggrapparsi a questi resti di cadaveri, di santi, cosiddetti santi o beati. Ah, ma noi proponiamo allo stesso tempo, no? La virtù. Quale virtù? Tu hai stabilito che quella persona lì è vissuta bene con i tuoi parametri e poi vieni qui a obbligare me a imitare quella persona che tu hai riconosciuto così, santa o non santa, secondo i tuoi parametri. Io non ho bisogno dei tuoi parametri, delle tue virtù. Io faccio a meno anche delle virtù. Perché? Perché raggiungo dentro di me Dio stesso, senza niente, senza formalità, senza mediazioni. Ecco perché la Chiesa ha fatto fuori la mistica, perché la mistica, la grande mistica medievale, diceva niente tra me e Dio. E la Chiesa, istituzione, religione, si mette per traverso
tu devi adorare quello che ti dico io, il mio Dio, il suo Dio. Tac, 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 questo e quello e quello e quello, pim, pum, pam. Stabilisce lui, no? Stabilisce lei, la Chiesa che è il Dio, vero? Il suo Dio. Ma già gli antichi, che erano pagani, che dicevano, entra in te stesso, lì scoprirai te stesso e Dio, la divinità, dentro di te. Io dico, sto male quando sento che magari adesso il corpo di questo qui, non so, Carlo, acutis, che il vangirno, su no poi così, reliquie, e di questi mezzi santuari, mezzi, perché che santuari sono questi qua? No, sono il rifugio un peccatorum, ma lì dove veramente il cristiano peggiora la sua situazione, va a confessare, scarica i peccati, da serpente. No, e lì poi una volta sono andato anche a messa di Imbersac, che è una pena, queste messe sono delle pene, veramente pene, intendo dire, no? Sono delle cose compassionevoli, oscene, no? Lì la gente va, perché sennò dove andare? Va lì, e lì questi santuari che diventano veramente la deformazione della fede, la deformazione, sono veramente il covo, questi santuari, delle imbecillità della fede. In Bersacco, se poi che lì quei superiori che l'è un po' tarà, che l'è un po' chiuso di mente, apri il cielo, e se aggrappa lì, il porta lì, no? Il trio quattro capelli, su no, il naso, il mezzo naso, la mezza bocca, la mezza lingua, eccetera, eccetera, di un santo riconosciuto tale, e lì per tira la gente, lì, vergognatevi, fate schifo. E poi superiore, no? Qualche pistolino di un vicario episcopale che va là, no, e fa scena, ma non andare, cretino. Tu favorisci una fede falsa, fasulla, imbecille, mi uccidi anche tu. Però bisogna purificare questi ambienti di fede che ci vogliono per amor del cielo. Le chiese ci vogliono per amor del cielo, ma bisogna purificarle. Quando la gente entra in chiesa deve sentirsi lì, sentire, no, qualche cosa, un brivido di infinito, di divino. E no, vedete, no, quei quadri, vedete quei cosi, vedete chi è là, su e giù, no, si entra in chiesa, si è distratti certe volte. Poi tutte le cerimonie che distraggono. Certo che anche a resume, no, il nostro vescovo dire che questa celebrazione sarà di grigie, tristi e noiose, ma andate in Duomo, poi vedete chi è lui, cosa fa, il Duomo, conci il Duomo, no? È un luogo sacro, sì, è sempre stato un luogo sacro, spero, perché anche il luogo dove la gente la va per vedere, no? È un luogo, è come un museo, certe volte questi Duomi, no? Si va a vedere arte, mica arte, le belle, chi là su e giù, sono penose le celebrazioni in Duomo di Milano, penose, penose, penose. E lui va lì che bisogna, ma sei tu per il primo che fai queste cose qua, che sei tu che non dai quello slancio di fede, no? E allora cerca di, ma cavoli, tu rendi allora allegre, no? Gioiose le celebrazioni facendo così, permettendo ai pirla di qualche prete che va, che canta, no? Mamma, 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 oppure quelle canzone lì, oppure mare quella, quella che fa YouTube, no? Che va là a finire solo le pistolate di gente, no? Ma se, è questa qui la maniera di rendere gioioso le messe. Ma la messa è un qualche cosa di serio. E cosa intendi dire che le messe non devono essere grigie, tristi e noiose? Dimmelo tu. Se guardo l'uomo di Milano è veramente uno schifo. E poi permetti, no? Ma dà un taglio educativo. Imponiti come vanno fatte queste celebrazioni, non c'è, ma devo il cuore, no, dentro, mica c'è poi il cuore, gira il cuore che gira, è vero, del Carlo Curtis, il cuore, tira fuori anche il cuore, non lo so, io sentirò, certo che bisogna anche pagare, no, le reliquie bisogna pagarle, dare un'offerta quando arrivano,
pertoccamente, sapete cosa sono le reliquie, no? O pezzi di carne, chissà cos'è, il corpo è più, no? Sta giù, o i vestimi che vestì, le mutande comprese, no? Per attoccamento, città che diventa una reliquia anche quella. La Madonna è apparsa su una pianta, siete feti, te ci ha aperto un panno, te ve l'ha toccato quella pianta lì e diventa una reliquia della Madonna. Ma è uno schifo! È uno schifo. La gente ha bisogno anche di questo, ma d'accordo, la gente ha bisogno anche di superstizione certe volte, di insomma, cosa volete, no? La tocca la Madonna, uno statua, il disco, ecco, ciao, e va la basa qui, basa là, va bene, accende la candela, va bene, ma non bisogna favorire. Soprattutto quando poi è la gente, è la Chiesa stessa, no? Che permette. Ma pensate a certi santuari, Padre Pio, che è il santo che odio più di tutti, io questo qui, veramente. Ma anche San Francesco, che diventa la barzelletta. Santo delle Coroncine, la barzelletta, sono tutti barzellette questi santi, come li riduciamo noi, no? E poi, il vero santo, quello veramente che resta un santo, no? E nessuno che lo... Poi soprattutto quelli che non sono stati riconosciuti santi, questi hanno un valore davanti a Dio, no? Ma cavoli, ma come si fa? Noi abbiamo dei tesori anche nella Chiesa, no? Dei tesori, ma non vengono rivalutati. Abbiamo avuto un grande tesoro, la scoperta, no? La mistica. Distrutta dalla Chiesa, distrutta. La Chiesa non vuole più sapere, né seminario, non si parla di mistica, è una parola brutta. Tu la pronunci, mistica, e vai a confessarti, un peccato mortale. Non esiste, mai sentito parlarmi di mistica quando ero in seminario, mai. Ma nessuno che conosce la mistica. Neanche i preti noi riconosciamo, la dominanza, bisogna cosa dire la mistica. Ma studiamo, se neanche era Eckhart. Tommaso Solaro non pensa, sapesse chi fosse Eckhart. No? Ma c'è un padre turulto, era barzelletto quel lì, no? Sapeva neanche. Tutti così, no? Che agivano all'esterno, certo. Ammiro anche Don Milani, ammiro Tommaso Solaro. Ma poi Tommaso Solaro tenta più sede, no? Di scendere un po' nel profondo, ha commentato che la Samaritana, insomma, poi lui ha cercato di caricarla di più, no? In senso mistico, ma dopo si fermano. Ma pensate, il Vangelo di Giovanni sembra che è stato lì rimorto. Sì, mai trovato un com'è veramente che approfondisca, no? Questa realtà mistica nel Vangelo, soprattutto quella di Giovanni, è già lì. La mistica di Gesù Cristo era un mistico, no? Chi era? A cui mi il problema non è Cristo storico che dobbiamo rivalutare, è il Cristo risorto. Cristo storico è morto, di più. Per fortuna di più neanche il corpo, sono quante reliquie che giravano. Ma il Cristo non è il Cristo storico che ci interessa, è il Cristo mistico, è il Cristo della fede, è il Cristo risorto, no? Stessa cosa. Niente, la Chiesa la capisce molto, le tarada, la capisce no, che rocchi, la fera è un grosso animale, questa espressione platonica che anche no, Simone Weil ogni tanto tirava fuori in altra maniera, grosso animale, sociale, no, l'interesse, bisogna dar da fare, recuperare i drugà, hai assistenza, no, ai malati, certo un aspetto importante, ma non è la Chiesa lì, ci vuole di più. Ah, i preti, bravi, quelli modelli sono quelli lì che quel che si danno da fare per gli altri. Tutto carnale, esteriorità. Un prete che parla di mistica, che lì è un eretico. Lasciamolo parlare, l'arcivescovo e il maggio sono i tuoi fissazioni, quelle lì. Tue fissazioni, ti se ti fissa. Fissazione, ma cavoli. Adesso, no, c'è stato un movimento anche di recupero, no? Per opera anche e soprattutto di un grande storico come Marco Vannini che sta recuperando, no, questo aspetto della mistica medievale e altri, no?
tesoro enorme che è lì sotterrato. È una vergogna, la chiesa è una realtà criminale. Perché? Perché ha ucciso. Ha ucciso anche, ha tentato di uccidere, beh, non si possono, è chiaro, non si può uccidere gli spiriti, no? E per fortuna non lo spirito, vabbè. Però con le condanne li toccano, guai, che se via l'inferno. Mi ha messo in prigione, no? Mi ha messo in prigione, ha messo a rogo. Ma scherziamo. Questa qui è una vergogna, questa chiesa, si aggrappa i cadaveri. Questi santuari, non dico la parola perché poi, no, dove c'è veramente il peggio della la feccia della religione, lì questi santuari qua, no, è una vergogna. E la gente la che va per forza, no, la va a aggrapparsi. Ti sentivi là, l'hanno basato. Vuoca, ricevi la grazia, ti riceve il negut. La grazia è la parola grazia, gratuità, grazia. Uno sta qui e va in estasi, no? Senti che parolchini, dice, no? La grazia, qual è? È un po' di salute, un po' da me, un po' da chi? Questa è la grazia, come intende la gente. La a tucca, no? Questa specie di reliquie, di cadaveri, no? Ecco. Ma con lo Stato imponga la cremazione a tutti, almeno non ci sarà più questo rischio, no, di aggrapparsi ai cadaveri. Che vanno in giro. Stato della Madonna che la va in giro, ma vuole di finirla. Ma non bisogna far credere la gente a queste cose, bisogna elevarla. C'era dentro il Dio, dentro di sé, ma basta che ti, no, ti riflettete un po'. E vanno in giro, vanno in vacanza, oh, che bella, che è spulito, tu lì il problema. Ma è la bellezza interiore che conta, no? Quella la porti dietro, anche dovunque vai, anche a casa, belle, no. La gente non entra dentro, è vero, perché per i primi, no, i vescovi per i primi, il papa per i primi, segna che cosa vuol dire interiorità, entrare dentro. Ma anche Gesù Cristo, no, entra nella tua cameretta, lì, pare con il Padre Eterno, è lì, dentro, no, niente, vero, noi siamo fuori. La struttura è qualcosa di esteriore, di carnale, di bestiale, di animale, animalesco, la struttura è così. E noi prendiamo la gente per la pelle, no? Per la pelle. Come la politica prende per la pelle e siamo finiti. Siamo conciati male perché la politica prende la gente per la pelle, no? E la Chiesa fa lo stesso. Per la pelle anche dei morti. Per i peli. Cosa vergognosa. Ma vergognatevi. Voi siete veramente i peggiori. Osceni, bestemmiatori, altro che il Papa il Dischi, là si giù e parla per negozio, certe volte non sa quello che dice, ma comincia a guardare la realtà ed educa la gente alla essenzialità, manda fuori qualcosa, anche non smesco, manda fuori un bel documento, parla di essenzialità, cosa vuol dire? Io mi chiedo, ma io mi sbattezzo veramente, io avevo parola, no? È una vergogna. Educare la gente alla essenzialità interiore, anche non soltanto nelle cose, perché starebbe bene anche fisicamente, no? L'essenzialità anche esteriore. Meno cose sta meglio, più cose sta peggio. Ma quello interiore, ma entra in te. Quante volte lo diciamo oggi? Entri in te stesso, rifletti, pensa, usa la crapa, una volta diceva, ma la crapa in un certo modo, no? Pensiero lì, ragiona, rifletti, recupera il grande pensiero antico, distrutto, dimenticato. Sì, ogni tanto rifiuto Facebook, vabbè, sappiamo bene che cos'è, no? Anch'io sono su fermo, me noto, no? Davvero qualche frase. Per far colpire, poi sa neanche cosa citano, la gente sa neanche il significato, no? Ma cavolo,
entra in te, entra, conosci te stessa, te stesso, il tuo ego, no? Quei cose profondo, esci, entra come in un pozzo, devi scendere per trovare l'acqua buona, no? E lì rispecchiati poi nel divino, no? Noi ci rispecchiamo nei cadaveri, nella puzza dei cadaveri, no? Perché questi cadaveri vengono trattati poi dai santi, immaginarsi, no? Ecco, non tira su le rintriche, voilà. Un fenomeno strano anche lì, no? Ma smettiamola con queste stupidaggini, con queste imbecillità. La fede è una roba seria. È una roba seria. Ma noi non educhiamo la gente alle cose serie, alle cose banali, per tirarla, no? La politica attira la gente per la pancia e noi fermi stessi in un'altra maniera. E tiriamo sempre la gente per la pelle. È così. È una cosa veramente vergognosa. Ma almeno cerchiamo di dire basta, recuperiamo, tentiamo, purifichiamo. No. No. Io non vedo nella Chiesa una speranza di qualcuno. Niente. Niente. È pauroso, perché se manca un pastore, se manca una guida, se manca qualcuno che trascina, ci vogliono sempre queste persone. E questi sono i profeti, sono gli spiriti liberi, sono i mistici, no? Ma che cosa noi pretendiamo dal pastore? Che cosa? Che dica questo, fai quello, te la gente va per conto suo, non vedi più. Ma forse la Chiesa sarebbe attirata, no? Quando vede un qualche cosa che... Cavoli, ma c'è ancora qualche cosa che può attirare la gente, che può scioccarla nel senso positivo. Certo, ma noi no. La attiriamo sempre con le luci false, con le illusioni, con i cadaveri, con le reliquie. E con tante altre cose, no? Sempre sì. I preti canta, i preti fa stupe su YouTube, no? Ecco, sono i preti modelli, questi imbecilli, no? Poi superiori gli dicono, questi sono i veri preti. Sono anche poi seguiti dagli psicologi. Una volta noi non avevamo i psicologi al seminario, c'era il padre spirituale che lo faceva, e che padre spirituale avevamo, adesso ci sono mezze seghe, no? Ah no, gli psicologi. Che da piangere, c'è da ridere. Se piace ride, perché sanno cosa fa. Ma questi superiori qui sono veramente da fa davvero il colpo, no? Mandarli magari a pulire i cessi, sì, come anche questi preti canterini, questi preti, come si chiamano? No, che sono sempre sui social, mandateli a pulire i cessi degli oratori. Dice che vanno in giro a fare stupid, a me fa questo, scrivono anche i libri, a me ho questa vocazione. Cretino, sì, umile, certo, umile non significa sparire, no? Fanno aiuto, no? Sì, te stesso, sì, te stesso.